E salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti in una nuova puntata su FIFA 17 nella modalità carriera allenatore. Oggi saremo impegnati in partite davvero molto difficili. Il primo match che affronteremo con il nostro Borussia Dortmund sarà un match di Bundesliga contro il Werder Bremen. Andremo a simulare due amichevoli internazionali con la nostra nazionale italiana che affronterà prima la Finlandia e poi la Russia. Un altro match di Bundesliga per il nostro Borussia Dortmund e poi arriveremo all'ultimo match di questa puntata contro il Lione per la fase a gironi di Champions League. Qui vincere è davvero molto importante per qualificarci al turno successivo. Sigla! Attualmente siamo in prima posizione con 2 punti di distacco dal Bayern Monaco. Come già detto, adesso affronteremo il Werder Bremen. Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su. In questa partita riposeranno, non sono convocati, Mancini, Douglas Costa, Avenatti e molti altri giocatori. Questa è la formazione che scenderà in campo con Lombardi, Overall 89, Silvio Ponce, Nastasic, Bartra e Carvajal, al centrocampo Schürrle, Ferrari, Bakayoko e Josviak, in attacco Perez e Gabriel Barbosa. I sostituti sono Burki, Bender, Mattiello, Sampaio, Bentancur, Schick e Werner. Andiamo in partita. Il Werder Bremen è la quarta miglior difesa del campionato attualmente, mentre noi siamo la prima. In seconda posizione c'è il Bayern Monaco e poi segue lo Schalke 04. Le squadre sono scese in campo, dobbiamo vedere solo la formazione della squadra avversaria. Alcuni di voi sono un po' scettici sul triplete, lo sono anch'io, ma il tempo darà ragione chi? Me o voi? Questa è la formazione 4-5-1, anche questa squadra adotta questo modulo. Il match è iniziato. Attenzione, Perez ruba il pallone, Perez la mette in mezzo, e il colpo di testa ed è gol. Dopo il palo il gol, finalmente abbiamo segnato. Mamma mia, al 6° minuto, subito in vantaggio, ma incredibilmente abbiamo preso un altro palo. Bravo Bakayoko, subito in vantaggio, bene così. Rivediamo il replay, ecco qui il colpo di testa di Bakayoko, che poi con molta fortuna si ritrova il pallone sui piedi e deve solo appoggiare. C'è Bakayoko che prova a chiudere, ancora Baka, ancora il Baka. Niente da fare, si fa saltare, prova il tiro! Lombardi, 17 minuti di gioco, il pallone in mezzo, Perez di testa questa volta, il pallone alto, rinvio dal fondo. Ancora noi, Schürrle, va Schürrle. Va Schürrle, finta, bruttissimo fallo. Punizione, non arriva l'ammonizione. Graziato dal direttore di gara, pallone in mezzo, colpo di testa. E abbiamo colpito un altro legno, incredibile. E adesso, calcio di rigore per fallo di mano. Vediamo se c'era calcio di rigore, così per togliere dei dubbi. Rigore nettissimo. Rigore che batte Gabriel Barbosa, la rincorsa, il tiro. 2-0 al 34esimo. 2-0 meritato. Abbiamo colpito già 2 legni. Rivediamo il rigore, perfetto, non angolatissimo, ma spiazza il portiere. Vai, tocco Gabriel Barbosa! 3-0! Gabriel Barbosa, doppietta, doppietta. E si vede l'elevato tasso tecnico della squadra. Gabriel Barbosa ancora, Gabriel Barbosa, la tocca Perez. Perez, nell'area di rigore, Perez! Pallone alto, quasi 4-0! Finisce il primo tempo, tutto molto semplice. Ok, secondo tempo iniziato, vediamo se colpiamo altri pali, oltre ai gol che stanno fioccando. Bremen che cerca adesso di tenere il possesso di palla. Vediamo cosa riesce a costruire adesso, con un colpo di tacco. Adesso salta l'avversario e poi esce Lombardi. Mamma mia, bella, bella chiusura difensiva. Carvajal, salta l'avversario, Carvajal. Molto bene per Schürrle. Schürrle la stoppa, Schürrle, stop, tiro, la parata del portiere. Arriva lui! No! È uscita fuori. Visto l'enorme vantaggio, facciamo riposare qualche giocatore indispensabile. Esce Nastasic, entra Bender, entra Sampaio. Esce Ferrari, entra Werner, esce Perez. Bakayoko per Gabriel Barbosa, fa una finta, salta l'avversario, cerca la tripletta. Pallone alto di pochissimo, che sfortuna. No, 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 cos'è?
cos'è? La difesa si è lasciata cogliere impreparata. 3-1, abbiamo preso un gol. Va bene, fa niente. Sì, è stato un momento in cui avevamo la difesa altissima, avevamo il possesso di palla, lo abbiamo perso in modo sbagliato ed ecco qui che è partito un contropiede. Fa niente. Finisce, ragazzi, non arriva il quarto gol e non arriva la tripletta di Gabriel Barbosa, che è stato davvero molto bravo a trovarsi degli spazi importantissimi. Appena è entrato Timo Werner, il Borussia Dortmund non ha creato più nulla. Gabriel Barbosa non si trova bene affiancato a questo giocatore. Questa è l'attuale classifica di Bundesliga. Il Borussia Dortmund attualmente è con 2 punti di distacco in prima posizione. Segue il Bayern Monaco, poi c'è l'Hoffenheim a 20 punti, a 18 lo Schalke 04. Adesso andiamo a simulare le 2 amichevoli internazionali della nostra nazionale italiana. La prima partita finisce 1-1, segna Gabbiadini al 68esimo, poi pareggia la Finlandia all'81esimo. Seconda amichevole internazionale per la nostra nazionale, che vince 5-1 contro la Russia. Attenzione a Belotti, che ha fatto 4 gol e come sempre non può mancare il gol del capitano Mancini. E adesso, signori, un altro match di Bundesliga. Faremo tantissimo turnover perché nel prossimo match affronteremo il Lione. Una sconfitta lì può portarci fuori dalla Champions League. Ok, questa è la formazione che scenderà in campo con Lombardi, Silvio Ponze, Bender, Kim e Isai. A centrocampo Costa, Sampaio, Bentancur e Josviak. In attacco Perez e Bukva. I sostituti sono Burki, Bartra, Mattiello, Mancini, Ferrari, Madera, Venatti. Andiamo in partita. Borussia Dortmund, che è stato agganciato dal Bayern Monaco almeno sulle statistiche di gol subiti. Attualmente il Borussia e il Bayern Monaco sono le squadre che hanno subito di meno, attualmente 5 gol. Questa è la formazione della squadra avversaria, 4-3-3, adesso è il momento di iniziare questa partita. E lo fa la squadra avversaria, il match è iniziato. Andiamo così, Bentancur, la mette in mezzo, il cross è così, ma attenzione, arriva Sampaio, la palla rimane lì, la difesa si salva. Prima occasione dopo 3 minuti. Ancora noi, il passaggio, Bukva, palla al piede, la tocca Sampaio, Sampaio per Perez, Perez per Bentancur, che salta l'avversario, il conte di Bentancur! 1-0 al 13esimo, signori, il Borussia è già in vantaggio. È un giocatore molto composto, è un giocatore che si è presentato come un giocatore qualsiasi, invece è davvero un conte. È un conte, è lui, il conte di Bentancur! E segna sempre, ogni partita che gioca da titolare ti fa il gol. Bukva tiene il pallone, Bukva ci ha provato, dai che oggi lo fa il gol, lo sento. Tiene il pallone, passaggio, molto bene Sampaio, mamma mia, siamo a 4 solo in questa puntata siamo a 4 pali. Attenzione, difesa scoperta, il passaggio, il tiro, la sparacchiata in alto, la passa Sampaio, Sampaio per Perez, Perez si accentra, ancora Perez, Perez, la parata del portiere, serve assolutamente il 2-0, Sampaio la mette in mezzo, colpo di testa, attraversa, e siamo a 5 solo in questa partita, se non ho perso il conto. Pallone in mezzo e niente da fare qui, comunque 5 in questa puntata, non in questa partita. Meritavamo qualcosina di più, forse il 2-0 o il 3-0, il palo ha detto di no, il direttore di gara controlla il cronometro e nel frattempo arriva una scivolata killer di Douglas Costa, il pallone sulle mani di Lombardi che va a rinviare e finisce questo primo tempo. Dobbiamo raddoppiare. Azione, scatta Bukva, benissimo Bukva, molto bene per Isai, chiudila Isai, la parata del portiere, Isai non ha colpito bene il pallone, incredibile occasione, grande assist di Bukva, pallone in mezzo, ancora noi, Costa la mette in mezzo, colpo di testa, il portiere smanaccia corner, attenzione, è grande parata di Lombardi, si soffre, siamo al 63esimo, adesso si fa vedere la squadra avversaria, Lombardi esce a vuoto, ha la stessa maglietta degli attaccanti della squadra avversaria. Sto rischiando, Per Perez, gran passaggio! Perez, chiudila! Ancora il portiere. Silvio Ponze, la mette in mezzo. Colpo di testa! Ha segnato il brasiliano Sampaio! 2-0.
Finalmente l'abbiamo chiusa, adesso possiamo fare anche qualche sostituzione. Lo so, metto due giocatori alti, ma ho bisogno di far riposare Perez, quindi in attacco per la prima volta due torri a Venatti e Bukva. Va via Costa, nonostante sia stanchissimo, va via. Va via, salta un avversario, ancora Costa, la tocca, molto bene Avenatti e la parata del portiere. Se non fosse stato per il portiere. Avenatti molto bene, attenzione, Bukva! La sparacchiata in alto. Hello. Finisce signori, 2-0 per noi, abbiamo fatto la partita e il risultato ci sta anche molto stretto, eh. Il Bayern Monaco pareggia 1-1 contro l'Hoffenheim e quindi andiamo a 4 punti di distacco. Adesso rinfreschiamoci la memoria vedendo la fase a gironi di Champions League e i possibili risultati che possiamo fare per qualificarci. Mancano due partite, abbiamo ancora da affrontare adesso l'Olympique Lione e poi l'Aderlecht. È molto importante vincere proprio contro l'Olympique Lione, perché se l'Aderlecht o il Villarreal vincono vanno a 7 punti e noi con una sconfitta possiamo passare in terza posizione. Un pareggio tra Aderlecht e Villarreal sarebbe davvero un ottimo risultato, ma adesso dobbiamo guardare in casa nostra e portare a casa i 3 punti contro il Lione. Signori, siamo arrivati in questa partita con il massimo delle energie, giocheremo così con la squadra titolare: Lombardi, Mattiello, Nastasic, Bartra e Carvajal, Royce, Mancini, Ferrari e Madera al centrocampo, in attacco Schick e Gabriel. Dobbiamo passare la fascia di capitano a Royce, mentre i sostituti sono Burki, Kim, Ponce, Bakayoko, Bentancur, Josviak e Perez. E andiamo a mettere la fascia a Royce, andiamo. Oggi si giocano la qualificazione, l'Aderlecht, il Villarreal, il Lione, il Borussia. Questa è la formazione della squadra avversaria. Vi ricordo che il Barcellona non è riuscito a passare la fase eliminatoria e quindi per andare nella zona dei gironi, e quindi si trova in Europa League. Il match è iniziato, bisogna portare a casa 3 punti o almeno un pareggio, l'importante è non perdere. A Mancini, adesso c'è Royce, a spazio, Royce, il vecchietto, la tira fuori. Punizione per il Borussia, Mancini la mette in mezzo, colpo di testa, la palla scende, il portiere la blocca. Azione. Attenzione al Lione! Lombardi risponde la squadra avversaria. Calcio d'angolo, proviamo a chiudere. Due giocatori sul numero 27 che riesce comunque ad anticipare tutti e il pallone esce fuori. Due occasioni a testa. Madera la tocca molto bene, il pallone scorre sulla fascia. C'è Carvajal che la mette in mezzo, il cross è ottimo! Tira! Schick! Signori, Schick! Signori, Schick! Si è riposato e ha segnato. 1-0 al 28esimo. Adesso dobbiamo raddoppiare però, eh. Bravo Schick, in Champions League è un campione. È arrivato già a 3 gol. Attenzione, risponde subito. La smanacciata e il gol. Pareggia subito il Lione. Pareggia subito il Lione. Che gran bella parata aveva fatto lì Lombardi. Difesa che si fa cogliere impreparata anche in questa situazione. Riandiamo a vedere l'azione, numero 14 taglia in due la difesa e poi c'è questo anticipo dopo la parata di Lombardi. 1-1, tutto da capo. Pareggia Kalulu. Calcio d'angolo che batte Mancini, ecco il pallone che scende, ecco il colpo di testa sulle mani del portiere del Lione. C'è un giocatore che si è fatto male. Si è fatto male, Diakabi esce ed entra Janko. Finisce il primo tempo, siamo stati molto ingenui dopo il gol del vantaggio a prendere subito il gol dell'1-1. Nel secondo tempo dobbiamo assolutamente fare un'ottima partita, così come nei primi 20 minuti di gioco. Anche se abbiamo comunque concesso tante occasioni al Lione, eh. Ancora lui, Schick, Patrick. Patrick si accentra e poi la va a toccare molto bene a Ferrari. Adesso Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa! Il portiere si distende e butta in corner. Calcio d'angolo, siamo al 75esimo. Ecco la palla nell'area di rigore. Il giocatore la tiene, meno male. Madera fa un altro intervento utilissimo. A 10 minuti dalla fine esce Gabriel Barbosa, non ha giocato benissimo, entra Perez. È il momento di mettere Bentancur, secondo me mi cambierà la partita in questi ultimi minuti. Ed esce Ferrari. Sulla fascia esce Royce, entra Ponce. Niente, non riusciamo a fare un passaggio. Non riusciamo a fare un passaggio, signori. Niente, rischiamo, rischiamo, rischiamo. Stiamo attenti,
Stiamo attenti, Nastasic, ok, l'intervento, il pallone rimane lì. E meno male che c'è Lombardi. Mamma mia, sto pallone. Finisce 1-1, rischiamo tantissimo. L'ultimo match sarà contro l'Aderlecht, ma dobbiamo vedere il risultato. Ragazzi, pareggia anche l'Aderlecht contro il Villarreal 1-1, quindi nella prossima dobbiamo almeno portare a casa un pareggio, così come il Lione. Quindi andiamo a vedere le prossime avversarie della prossima puntata. Affronteremo due match di Bundesliga. La prima squadra che affronteremo sarà il Lipsia, e non è una squadra facile da battere. Poi il terzo match sarà proprio contro l'Aderlecht. Quindi nella prossima puntata scopriremo se il Borussia Dortmund si qualificherà in prima o in seconda posizione, ma l'importante se riuscirà a passare il turno nella fase a gironi. E poi vedremo un po' tutte le competizioni e le varie squadre presenti. Ragazzi, per questa puntata vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su, condividete e commentate. Un bacione a tutti da Pierdark Knight 91.